segnalate code sulla statale 51 del Trocchetto, tra Vagorito e Pozzo di Gozzo. All'altezza vi passeranno Marmorito. No, non è che mi sono bevuto il cervello, è che questo è l'argomento del caffè di oggi. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Mi è mai capitato di seguire Isoradio? Sentire i comunicati? Non vi sembra qualche volta che suonino un po' così? Sulla A27, tra Scalogno e la diramazione per Scontorno Scorzese, si trova una coda di 4 km. Attenzione, potrebbe essere provocata da alcuni viandanti che stanno attraversando la strada. Sul GRA, all'altezza per l'uscita per Tor Berlalupa, c'è un rallentamento dovuto a lavori in corso. Vabbè, ma che cosa ha a che fare questo con i nostri caffè? Beh, ha a che fare il fatto che qui c'è una grandissima occasione persa. Perché è importante dare notizie, ma è importante approfittare delle notizie per spiegarci qualcosa. Dove accidenti sono il 99,99% delle notizie date? Contestualizzatemi, se non sto viaggiando in quella strada e non la conosco passo per passo, beh, allora mi state dando un'informazione che non mi serve. Qual è la statale della Regina? Dove si trova Passeranno Marmorito? In quale zona io posso incontrare Vanzaghello se non conosco quelle zone? E vogliamo parlare della Brianza, del Correferro oppure di Torre degli Scacchi? Dove accidenti sono? Esistono veramente o sono nella vostra fantasia? È una grande opportunità per raccontarci la geografia, per esempio. Potrebbero benissimo spiegarci dove sono queste cose. Se state viaggiando fra Ravenna e Bologna, attenzione perché nel tratto che dopo la diramazione di Ravenna va verso la capitale Felsinia, perché appunto è Bologna la capitale Felsinia, poteste trovare in occasione del chilometro 324, proprio vicino, beh, lì dove abita mio zio, vicino a Forlì, che ho anche un parente, no? Che va sempre al bar Mario, quello della canzone, ecco lì intorno, attenzione, che potrebbe esserci qualcosa. Al di là delle battute, al di là di un'esagerazione magari tratta dal fatto che il testo non l'ho scritto ma vado braccio come sempre, quello che volevo sottolineare è l'occasione persa due volte. La prima è perché un certo modo di raccontare le notizie mi sembra che alla fine non arrivi a dare la notizia, soprattutto quelle in inglese. Se io non ti aiuto a capire dove c'è il problema, difficilmente posso metterti in guardia realmente dal problema. E poi perché veramente l'occasione potrebbe essere quella di spiegare a qualcuno, a tutti, tutti compresi, me compreso, qualcosa di più sulla geografia. Perché mi sembra che la pretesa che conosciamo così bene la geografia sia un errore gravissimo. E quello che mi interessa sottolineare non è dare un consiglio a Isoradio, ci mancherebbe altro, ma chiedere come provocazione quante volte anche noi facciamo la stessa cosa con i nostri clienti o con le persone vicino a noi. Cioè pensiamo di aver fatto quello che dovevamo fare, dare magari l'informazione giusta, ma in realtà non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Buongiorno e buon caffè.